Mobilitazione dei NOTAP Melendugno, paese di approdo del contestato gasdotto che collegherà il Mar Caspio alla Puglia. Gli attivisti tornano in piazza, questa volta contro i 5 Stelle, che hanno dato il via libera all'opera dopo aver promesso in campagna elettorale lo stop ai lavori. Una retromarcia che spacca il fronte pentastellato, ma il ministro Grillino Fraccaro assicura: il movimento è unito, daremo la massima attenzione alle comunità locali. Per il governo le banche italiane sono solide, ma resta la preoccupazione per una nuova crisi e per l'innalzamento dello spread. Domani parte la discussione in Parlamento sulla legge di bilancio. Sul decreto fiscale il vice premier Di Maio torna all'attacco, sostenendo che il testo andrà cambiato in Parlamento perché contiene ancora lo scudo per i capitali esteri. Mortale incidente sul lavoro nel Crotonese, una frana travolta e ucciso 3 operai e un imprenditore che stavano riparando una condotta fognaria. Nel momento dell'incidente nella zona non pioveva, per la protezione civile la frana è stata conseguenza di un incauto sbancamento del terreno. Si cerca anche un italiano per la morte di Desirée Mariottini, la sedicenne trovata senza vita in un palazzo abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Sarebbe stato lui a fornire il mix di pasticche usate per stordire la ragazza prima della violenza di gruppo. I magistrati hanno raccolto anche la testimonianza di alcune donne che erano sul luogo della morte di Desirée. In un clima teso il Brasile sceglie il nuovo presidente. Bolsonaro, l'ex militare candidato dell'estrema destra, nostalgico della dittatura, è il favorito. Gli ultimi sondaggi lo danno sempre in testa, anche se nello sprint finale della campagna elettorale lo sfidante Haddad, erede politico di Lula, avrebbe leggermente accorciato le distanze. Con una doppietta di Ronaldo la Juventus ha superato l'Empoli e in classifica ha allungato temporaneamente sul Napoli in attesa della sfida di stasera al San Paolo che vedrà i partenopei contro la Roma. Per la Formula 1 nel Gran Premio del Messico Hamilton basta un 7° posto per conquistare con anticipo il 5° titolo mondiale eguagliando Fangio. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7. Calendario alla mano, arriva di domenica, forse la giornata più lunga e più complicata da gestire sul fronte politico per i 5 Stelle, pure è stata la settimana segnata dalle polemiche, dai rilievi sulla manovra, le difficoltà anche in borsa, ma è sul cantiere TAP e su quella giravolta anche elettorale di cui si sono resi protagonisti i grillini che arriva la contestazione, quella a Melendugno, là in quella terra che cambierà anche fisionomia, proprio perché le promesse elettorali dei 5 Stelle in 2 settimane al governo bloccheremo il progetto, sono promesse non andate a buon fine, il progetto si farà, dicono i 5 Stelle, per le clausole che non consentono ripensamenti, ma anche le opposizioni sono sul piede di guerra. I NOTAP tornano in piazza, questa volta contro i 5 Stelle, gli stessi che in campagna elettorale avevano promesso lo stop all'opera, che invece si farà. Gli attivisti hanno bruciato le tessere elettorali durante la manifestazione a Melendugno di questa mattina contro l'approdo nella spiaggia di San Foca dei lavori del gasdotto transadriatico che arriva dall'Azerbaigian. Non solo, hanno anche invocato le dimissioni dei parlamentari pentastellati eletti in Salento con i loro voti, nel mirino in particolare il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, che prima delle politiche marciava qui insieme agli attivisti. Hanno incrinato il rapporto di fiducia con gli elettori, il grido dei manifestanti. Salvini mantiene le promesse, la parte gialla del governo rinuncia alle battaglie identitarie. La rabbia è montata dopo il via libera annunciato dal premier Conte, sostenuto da Di Maio, che ha provato a spostare le responsabilità. Ci sono 20 miliardi di penale per rinunciare all'opera, ha spiegato. Un lascito della vecchia politica, gli da Manforte e Fraccaro. Con la penale si sono assicurati che l'opera venisse realizzata anche con la loro sconfitta. Linea contestata da 3 parlamentari 5 Stelle in prima fila nei comitati, ma anche dal predecessore di Di Maio al Ministero dello Sviluppo, Calenda. Sbagliato parlare di penali perché tra Stato e TAP non c'è nessun contratto. E se la Lega insulta per l'opera che ridurrà i costi del gas, dice Salvini, nel corpo 5 Stelle brucia la retromarcia. E il
malessere per i bocconi amari ingoiati moltiplica i suoi focolai, dal decreto fiscale con i suoi condoni al decreto sicurezza con la linea dura sui migranti. In Puglia poi il sì al TAP si aggiunge alla precedente retromarcia sulla chiusura dell'Ilva e nonostante Fraccaro rilanci il movimento è compatto, non è un caso se proprio in queste ore Di Maio cerchi riscatto rilanciando sulla TAV, alta velocità Torino-Lione, altra opera contestata dai comitati cui i 5 Stelle hanno dato voce. Opera che al contrario vede favorevole l'asse del nord guidato dai leghisti che oggi però evitano interventi per non complicare la situazione degli alleati. Non si farà la prova muscolare di Di Maio e la sindaca Appendino schiera Torino contro l'opera annunciando il no del Consiglio Comunale domani, ma anche quella è una partita ancora tutta da giocare. Insomma, più che una partita sembra un campionato a questo punto a elencare le difficoltà che comunque andranno affrontate, per esempio dal punto di vista della manovra con la mediazione del ministro Tria che deve da una parte fronteggiare, dicevamo, i rilievi e la bocciatura aperta della Commissione europea, ma sembra quello che più sul serio ha preso anche i richiami da parte dei mercati che riapriranno domani, vedremo in che direzione, ma anche quelli della BCE. Da ministro dell'economia avrei preferito un livello di deficit più basso, ma per scongiurare il rischio recessione, da economista dico che ci vorrebbe un aumento del rapporto deficit-PIL anche più alto, diciamo sul 2,5%. Alla vigilia della discussione parlamentare della finanziaria che parte domani, Giovanni Tria cerca la mediazione tra la linea governativa e quella della BCE. L'effetto dell'innalzamento dello spread per i titoli di Stato è dannoso e varginato, ha dichiarato il titolare del Tesoro. Insomma, è comunque d'accordo con Mario Draghi, ma le banche italiane sono solide, ha assicurato ieri, e se dovesse servire il governo è pronto ad intervenire. Un'uscita azzardata che, nonostante non indichi a quali eventuali misure pensi Palazzo Chigi, potrebbe domani alla riapertura della borsa innervosire i mercati. In ogni caso, per Tria, la crescita del prodotto interno lordo prevista l'anno prossimo all'1,5% resta l'obiettivo centrale ed eventualmente, in condizioni difficili, la legge di bilancio potrà essere corretta sul capitolo della spesa pubblica. I conti verranno controllati ogni 3 mesi e la possibilità di usare i risparmi degli italiani per risanare il debito pubblico, come suggerito da un funzionario tedesco della Bundesbank, è assolutamente esclusa. D'accordo con la strategia economica del governo 5 Stelle e Lega, si è detto invece ieri l'economista Ashoka Modi, professore negli Stati Uniti all'Università di Princeton ed ex rappresentante del Fondo Monetario Internazionale nelle missioni europee della Troica. Dopo anni di austerità e disagio sociale, ha dichiarato, la manovra attuale è quello di cui l'Italia ha bisogno. Il governo si prepara intanto a portare in Parlamento anche l'esame del decreto fiscale e in casa 5 Stelle è ripresa la polemica su un possibile condono nonostante le correzioni approvate dal Consiglio dei Ministri, ma il vice premier Di Maio assicura che il testo potrà essere modificato in aula per evitare ogni possibile riferimento allo scudo per i capitali all'estero. Ed è quello su cui sicuramente le opposizioni, a cominciare dal Partito Democratico in particolare, porranno l'attenzione in termine di ostruzionismo, la possibilità di costruire una manovra diversa, di questo ha parlato questa mattina il reggente Martina, però il Partito Democratico ha un'altra questione che non può certo sottovalutare, disegnare un futuro, un cammino quanto più possibile condiviso, visto il passato, in termini di candidati, di primarie e di date. Su quello si sa qualcosa in più, in vista del congresso che è fortemente segnato anche dalle date per le europee. 10-11 novembre la convocazione dell'Assemblea, il 3 o il 10 febbraio le primarie. Forse, perché dal forum milanese del PD voluto e chiuso dal reggente Martina, nemmeno su questo è arrivato un punto definitivo. In un partito in cui a quasi 8 mesi dalla debacle elettorale le smagliature sono ancora ben presenti e in cui da parte renziana si insiste nel non considerare né urgente né risolutivo un congresso che, dopo Orfini, stamattina è il capogruppo al Senato Marcucci ad allontanare. Le date sono forse arrivate, ma non i nomi ancora però, o quantomeno non tutti, visto che Martina non ha ancora fatto capire se la sua reggenza si trasformerà in candidatura vera e propria e lo stesso ex ministro Minniti non ha annunciato, potrebbe farlo il 6 novembre, quel che in molti ormai si aspettano, ovvero che il suo nome funzioni da approdo per tutte le forze poco propense a riconoscersi in Zingaretti. In questo quadro la candidatura di Martina renderebbe più frastagliato ancora un quadro in cui nessuno potrebbe raggiungere il 50%.
Quel che è sicuro è che l'immagine simbolo del forum milanese, un bacio, non è certo la più intonata a raccontare la realtà di un partito del quale lo stesso Franceschini torna stamattina a chiedere ciò che sembra ormai una mossa scontata, la messa in soffitta di un nome, PD, da tempo sgradito agli stessi candidati interni. Mentre la base chiede unità, dalla dirigenza continuano ad arrivare segnali di lavoro in corso, rigorosamente sotto traccia, però, perché sui nomi nessuno si sbilancia. Chi preferisce parlare di idee, Zingaretti, chi si nasconde dietro un sono tutti molto bravi, Del Rio, chi si limita a dire che non starà alla finestra, Gentiloni, e chi invece anticipa che proprio alla finestra starà, come il sindaco di Milano Sala. Al congresso PD non voterò, come non ho votato lo scorso congresso, afferma stamattina. Il fatto importante è che ci sia presto un segretario legittimato. Mentre Franceschini non va oltre l'auspicio di un nome nuovo che rappresenti il campo largo europeista e di opposizione a questo governo, il che non aiuta certo a diradare le nebbie dentro un partito in cui, accanto al lancio di nuove locuzioni, l'ultima è riformismo radicale, se ne potrebbero riscoprire di vecchie come convergenze parallele nel caso in cui, per esempio, l'ex segretario Renzi confluisse sul nome di Minniti. E poco fa, sempre da Milano, la conferma della proposta da parte di Martina dell'Assemblea Nazionale PD per l'11 novembre, la strada che poi dovrebbe portare, dicevamo, al congresso. Andiamo avanti, adesso le notizie di cronaca, solo indirettamente legate al maltempo, l'incidente davvero grave in termini di vittime nel Crotonese, 4 persone, tra cui un noto imprenditore, stavano lavorando a uno sbancamento un terreno, lo stavano facendo perché nei giorni scorsi la pioggia insistente aveva reso necessario quei lavori. Probabilmente non in grande regime di sicurezza, uno sbancamento avventato e il bilancio, dicevamo, è davvero pesante. Erano ancora in piedi, con le mani alzate in modo da proteggersi il viso. Così sono stati trovati i corpi del noto imprenditore Massimo Marrelli e di 3 suoi operai. Sono stati travolti da una frana mentre tentavano di riparare la rete fognaria della tenuta agricola di Marrelli a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. La rete fognaria era stata danneggiata negli scorsi giorni dal maltempo. C'era stata una fuoriuscita che aveva allagato una parte del seminterrato della villa. I lavori degli operai del gruppo Marrelli erano già cominciati. Si stavano utilizzando anche dei mezzi meccanici con i quali era stato realizzato uno scavo di circa 7 metri di profondità per il passaggio di un tubo della fognatura. E proprio durante la posa dell'ultimo tubo la parete dello scavo è crollata, seppellendo i 4 che sono morti soffocati. Ci sono volute diverse ore ai vigili del fuoco per recuperare i corpi dei 4 uomini a causa delle condizioni difficili dovute alle forti piogge. La procura di Crotone ha aperto un'inchiesta dopo il sopralluogo sul posto di questa mattina del sostituto procuratore Andrea Corvino, che ha disposto la restituzione delle salme alle famiglie. Dopo gli ultimi accertamenti, la Protezione Civile della Calabria esclude un collegamento con l'ondata di maltempo di questi giorni. A causare l'incidente sarebbe stato un movimento di terra innescato da un incauto sbancamento. Massimo Marrelli era molto conosciuto in Calabria, si era affermato nel settore della sanità privata, ma era proprietario anche di altre aziende. Numerosi messaggi di cordoglio sui social, previsti per domani i funerali. Vi dicevo comunque del maltempo che sta colpendo l'Italia da nord a sud. A dire la verità, c'è un'allerta molto pesante, rossa addirittura per le regioni Veneto e Friuli. Qualche notizia sia già di gravi disagi, di allagamenti. C'è l'acqua alta a Venezia e continuerà così fino alla giornata di domani, la prima neve, ma questa non è certo un'emergenza sulle nostre Alpi. Ma poi ancora delle fortissime mareggiate sui litorali laziali, e a sud c'è stato segnalato con più allarme di altri un allagamento nella città di Messina. Insomma, nelle prossime ore la situazione anche sul fronte dei trasporti, con numerose strade in via preventiva già chiuse, sarà una situazione di grande allerta e di lavoro per le forze che dovranno in qualche modo garantire la sicurezza sul territorio. Andiamo adesso a Roma. La sicurezza, se ne è parlato tanto in questa settimana, segnata tragicamente dall'omicidio della giovane Desiree di 16 anni. Ieri per le vie di Roma 2 cortei contrapposti politicamente per segnalare lo stesso disagio, ma soprattutto quel che ci interessa in questo momento sono le indagini che vanno avanti, coinvolgono anche italiani che in quella notte sono stati in qualche modo protagonisti delle ultime ore della ragazza, davvero da incubo.
Si sono mossi come burattini famelici intorno a quella ragazzina stordita e ormai incosciente, e non solo i quattro extracomunitari già in cella. In quel palazzo di San Lorenzo, in mano a balordi e spacciatori, in tanti hanno visto, hanno in qualche modo partecipato alla morte di Desirée Mariottini. C'era un italiano, si sa che si chiama Marco, che secondo le testimonianze le avrebbe dato dei tranquillanti, medicine, antiepilettici e antipsicotici, che da subito l'hanno privata di qualsiasi capacità di reazione, trasformandola in un mero oggetto di soddisfazione sessuale, come ha scritto il giudice, che ieri ha confermato l'arresto per i due senegalesi e il nigeriano. C'erano tre donne, una italiana e due straniere. Una di loro l'ha rivestita, dopo ore di abusi, quando forse la sedicenne era già morta, perché il branco ha provato a cancellare ogni prova di quello scempio. C'era anche chi avrebbe voluto chiamare i soccorsi. Tre arrestati lo hanno impedito. Meglio lei morta che noi in carcere, hanno gridato. Hanno agito con pervicacia, crudeltà e disinvoltura, ha scritto il GIP nell'ordinanza. Il corpo di Desirée viene anche spostato quando i suoi aguzzini si rendono conto che la situazione è ormai irrecuperabile. Sin dal pomeriggio del 18 ottobre, scrive il giudice, la ragazza manifesta uno stato di stordimento che poi si tramuta in una condizione di dormiveglia prima e incoscienza poi, che viene immediatamente avvertita dai presenti che allora trasportano il corpo della ragazzina dal container al capannone. Un copione degli orrori che secondo il GIP denota la lucidità degli indagati che decidono di sacrificare quella giovane vita per garantirsi l'immunità. Ma ci sarebbero anche altri due uomini che probabilmente l'hanno violentata. La caccia continua. Domani a Foggia interrogatorio di garanzia per l'altro uomo fermato. Andiamo adesso agli esteri perché è una giornata davvero importante non solo per il Brasile ma per tutto il Sud America, un assetto già complicato, la sesta economia mondiale è pronta a un bivio, ci sono elezioni presidenziali che hanno dato indicazioni nel primo turno che sembrano impossibili da ribaltare, vediamo cosa sta succedendo in queste ore. Tornano alle urne 147 milioni di brasiliani. Dopo il voto di due settimane fa, questa sera alle 21, ora italiana, sapremo finalmente chi sarà il presidente di questo sterminato paese. Secondo i sondaggi, che qui vengono resi noti anche a poche ore dall'apertura dei seggi, praticamente non ci sono dubbi. Vincerà lui, l'ex militare Jair Bolsonaro, lontane origini italiane, in politica da più di 27 anni, ma capace di proporsi come uomo nuovo. Al primo turno il suo diretto rivale, Fernando Haddad, ex sindaco di San Paolo e leader del Partito dei Lavoratori, si era fermato al 29% contro il 46% di Bolsonaro. Ora vengono dati rispettivamente al 46% e al 54% dei voti, il che vuol dire che Haddad ha sì recuperato svariati punti sul rivale, ma non sufficienti per sconfiggerlo. E così potrebbe tornare al potere, dopo anni, un uomo dell'ultradestra, già nell'esercito durante la dittatura militare, definito per alcune sue posizioni in materia di armi, ecologia e tasse, il Trump brasiliano. Non a caso piace moltissimo all'ex stratega del presidente statunitense Steve Bannon, che ha espresso il suo apprezzamento per Bolsonaro, affiancandolo nella sua personale classifica a Salvini. Mi piacciono, sono i protagonisti della nuova politica, ha detto Bannon, mentre il ministro dell'interno Matteo Salvini ha a sua volta espresso il suo appoggio a Bolsonaro, il quale fra l'altro avrebbe promesso di rimandare in Italia, qualora fosse eletto, il terrorista Cesare Battisti, sul quale pesa una condanna all'ergastolo. Chi invece teme la vittoria di Bolsonaro, così uno dei tanti nomignoli spregiativi del leader del Partito Social-Liberale, sono le donne, o meglio la stragrande maggioranza delle donne. A loro ha riservato le frasi più discusse e controverse della sua campagna elettorale, quando ha detto che è giusto che vengano pagate meno degli uomini o, discutendo con un'avversaria, non ti stuprerei perché non lo meriti. Loro, le donne, lo hanno ripagato con una serie di manifestazioni in decine di città brasiliane al grido di Elenao, lui no, ma difficilmente riusciranno a batterlo. E ci sono elezioni con altri occhi interessati, puntati addosso. Parliamo delle elezioni tedesche in Asia. Si tratta di un land da 6,2 milioni di persone. Oltre 4 milioni hanno diritto al voto. Perché vi dicevo che è così significativo? Perché è terreno di conquista storico della cancelliera tedesca Merkel. Da 19 anni a questa parte i sondaggi le accreditano comunque un vantaggio, ma si attende, lo si saprà già nella serata di oggi, prima con gli exit poll e poi con i risultati, un aumento ancora una volta del Partito dei Verdi.
E poi ci sono le elezioni americane che seguiremo oltretutto anche noi con uno speciale, una maratona elettorale, elezioni americane che arrivano con una crescente preoccupazione per il clima d'odio, ne ha parlato a più riprese anche lo stesso Donald Trump con l'ultimo episodio che non ha precedenti in termini di bilanci così pesanti, un suprematista bianco che ha scelto un sabato di preghiera per fare una strage a Pittsburgh in una sinagoga. Eccolo Rob Bowers, l'estremista di destra che ieri nel giorno di Shabbat ha imbracciato una R-15, la versione civile di un fucile da guerra, e ha fatto strage entrando nella sinagoga Tree of Life nel quartiere ebraico di Squirrel Hill a Pittsburgh in Pennsylvania. Il bilancio definitivo è di 11 morti e 6 feriti, tra i quali 4 poliziotti, perché Bowers ha sparato anche sulle teste di cuoio che lo avevano circondato. Su di lui ora pendono 29 capi d'accusa e la pena di morte per un uomo normale, dicono i vicini, tranne per il fatto che seguisse continuamente i talk show politici in televisione a volume altissimo. In realtà Bowers frequentava anche le piattaforme online dell'alt-right, la destra estrema americana, sulle quali si lanciava in violente invettive antisemite contro gli immigrati ed a favore di un nazionalismo talmente spinto da criticare persino Donald Trump troppo tenero nei confronti degli ebrei. La sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh è un attacco all'umanità, ha twittato Trump, che ieri è intervenuto più volte sulla vicenda, non proprio per stemperare gli animi, nonostante la richiesta di lavorare insieme per sradicare il veleno dell'antisemitismo nel mondo. Proprio in questi giorni il presidente viene accusato da gran parte della stampa di avere creato in America un clima di odio con la sua retorica carica di insulti e di avere sdoganato l'ultradestra razzista. Oltre al massacro di ieri, infatti, gli Stati Uniti di recente sono stati teatro dell'assassinio di 2 afroamericani in Kentucky e dell'invio di 13 pacchi bomba ai più vocali critici del presidente da parte di un altro uomo attivo sui social di estrema destra e registrato tra gli elettori repubblicani, Cesar Sayoc. L'ennesima strage inoltre ha riaperto il fiume di polemiche sia sulla pena di morte, con Trump che la vorrebbe rendere più facile da ottenere, che sulla facilità con la quale in America persone evidentemente disturbate possono acquistare armi anche d'assalto. Bowers aveva un piccolo arsenale del quale si vantava. Eppure, nonostante l'ennesima strage, il presidente è tornato a ripetere che il problema non sono le armi, anzi, ha detto Trump, se ci fossero state 2 guardie armate alla porta della sinagoga, la tragedia poteva essere evitata. Ecco, si indaga su un'altra tragedia che ha ancora dei contorni misteriosi. Pensate che ancora non si riesce a sapere ufficialmente quante persone erano a bordo di quell'elicottero che abitualmente il presidente dell'Leicester, squadra della Premier League inglese, utilizzava per andare e venire dallo stadio. Quell'elicottero ieri, dopo il pari della sua squadra, si è incendiato, è caduto improvvisamente. La morte dunque del presidente, il calcio e il lutto proprio con quella squadra dell'Leicester che aveva segnato magicamente e con grande sorpresa la stagione del 2016, allora su quella panchina c'era seduto il nostro Ranieri. Pochi secondi di volo dal centrocampo del King Power Stadium, subito dopo aver visto le sue Foxes pareggiare con i londinesi del West Ham. Il tempo di sorvolare gli spalti e poi, come raccontato da testimoni oculari, l'improvviso spegnimento dei motori dell'Agusta Westland AV-169 con cui il presidente dell'Leicester City, Vishai Srivaddhanaprabha, si spostava abitualmente dallo stadio, lo schianto, l'incendio, in uno dei parcheggi esterni. Così è finita, tragicamente, la favola del numero 1 del club acquistato nel 2010, che 2 anni fa, dato 5.001 dalle agenzie di scommesse, aveva invece vinto la Premier League, anche grazie alla sapienza calcistica dell'italianissimo Claudio Ranieri, oltre che alla vena realizzativa del semisconosciuto James Vardy, 24 gol in 35 partite. Per qualche ora è mancata l'ufficialità dei nomi delle vittime, fino a quando nella notte è arrivata la conferma che a bordo del velivolo, oltre ai 2 piloti, c'erano effettivamente il presidente e uno dei suoi figli. Nato in Thailandia da una famiglia di origine cinese, 60 anni, Vishai Srivaddhanaprabha è stato fondatore nonché amministratore delegato del King Power Group, leader mondiale nella gestione di negozi duty free aeroportuali, tra i 400 uomini più facoltosi al mondo. Nominato ambasciatore di Thailandia, aveva ottenuto dal re come attestazione onorifica di cambiare il suo cognome di nascita in Srivaddhanaprabha, traducibile all'incirca come luce di gloria progressiva. Immediate le reazioni commosse del mondo del calcio, non solo inglese. Tra i primi tweet di cordoglio, oltre a quelli dei giocatori del club come Vardy o il portiere Schmeichel, tra i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente, anche quello del Milan.
E andiamo al nostro calcio, quello giocato che vive la decima giornata che si chiuderà domani sera con la sfida tra Lazio e Inter, particolarmente significativa, lo ricorderete perché l'anno scorso valse il quarto posto, quello decisivo per accedere alla Champions League. Stasera toccherà al Napoli forse il compito più difficile, non tanto per l'avversario, che è comunque una Roma che cerca riscatto, quanto per la pressione che la squadra di Ancelotti ha sulle spalle dopo l'ennesima vittoria della Juventus, che recupera il pari con il Genoa, lo fa nel segno di CR7 meraviglie, così l'hanno ribattezzato i tifosi della Juve, perché la settima perla è stata anche decisiva a Empoli. Ha fatto quello per cui è stato comprato, la differenza non solo in partite che contano, ma anche in quelle che si complicano all'improvviso. Succede quando la testa è svagata, le gambe non rispondono e davanti c'è una squadra che gioca a memoria, anche se si chiama Empoli e non Barcellona. Succede quando vai sotto di un gol e la luce si spegne e tutto si complica, e allora serve un rigore concesso con generosità per ritornare a galla, ma occorre soprattutto aggrapparsi all'uomo migliore, Cristiano Ronaldo. La sua prodezza è di quelle che rimarranno a lungo nella memoria e merita di essere rivista più volte per quanta bellezza c'è dentro. La lezione che arriva da Empoli firmata Ronaldo è esattamente questa: nel momento del bisogno lui c'è sempre, gli altri, che si chiamino Dybala o Bernardeschi, no, e in fondo è questa la differenza tra un campione e un fuoriclasse. Abbiamo subito troppo, ha detto un Allegri furioso, ma intanto la Juve ha vinto e con 28 punti in 10 giornate è alla miglior partenza della sua storia, come nella stagione 2012-2013. Un successo che ha l'effetto di mettere altra pressione sul Napoli, che stasera deve battere la Roma per riportarsi a 4 punti, una sfida che Di Francesco ha definito fondamentale per i giallorossi, e infatti lo è. In caso di sconfitta il distacco dal Napoli salirebbe a 10 punti, ma è una gara importante anche per Ancelotti. Un anno fa fu proprio contro la Roma di uno scatenato Dzeko che Maurizio Sarri perse una parte di scudetto. Altre notizie su chi può essere l'anti-Juve arriveranno dal posticipo del lunedì tra Lazio e Inter. Prima sapremo se il Milan uscirà dal tunnel battendo la Sampdoria, se l'appello di Rino Gattuso, voglio 23 leoni, verrà ascoltato dai giocatori. Chi si è messa alle spalle la crisi all'Atalanta, che ha strapazzato il Parma, mentre il Toro non sa più vincere, con la Fiorentina è finita con l'ennesimo pareggio, Mazzarri se l'è presa con gli arbitri, ma forse farebbe bene a chiedersi perché Belotti ha smesso di segnare. E poi c'è il weekend altrettanto emozionante dei motori in Australia per la MotoGP. Già sappiamo tutto perché si è corso nella nostra Alba, invece dovremo attendere stasera per il Gran Premio del Messico e chissà per il quinto titolo di Lewis Hamilton. Il primo sorriso dopo 25 gare senza vittorie. Maverick Vignales ha messo fine al digiuno della Yamaha, che durava da Assen 2017. Il successo di Phillip Island è stato una liberazione per lo spagnolo, unico a partire con la gomma morbida sull'anteriore, e per il suo team, che hanno riscattato insieme proprio nel finale una stagione molto complicata. Subito fuori il già campione del mondo Marc Marquez, tamponato dal francese Zarco a 300 orari, il podio della tappa australiana è stato completato dai nostri Iannone e Dovizioso, con quest'ultimo che allunga su Valentino Rossi, soltanto sesto, nella corsa al secondo posto della classifica generale. Dalla MotoGP alla Formula 1. Questa sera a Città del Messico, Lewis Hamilton potrebbe conquistare il suo quinto titolo iridato, il quarto negli ultimi 5 anni. Al britannico della Mercedes, che scatterà dalla seconda fila al fianco di Vettel, basterà chiudere in settima posizione, mentre il ferrarista sarà obbligato a fare il pieno. Davanti a tutti partiranno le due Red Bull. Nel giro conclusivo delle qualifiche, Daniel Ricciardo ha strappato la pole al compagno di scuderia Verstappen, staccato di appena 26 millesimi di secondo. Una zampata improvvisa, e anche la corsa di oggi promette colpi di scena, con il rebus delle gomme e la minaccia di pioggia proprio a ridosso del via. E la pubblicità, che invece c'è ora, ci aggiorniamo tra poco. Allora, prima di chiudere, un aggiornamento che riguarda la situazione, vi dicevo, sul nostro territorio. L'allerta che sale, che riguarda, lo ha deciso la Protezione Civile, anche tutta la Liguria, allerta salita a livello rosso per la quantità di pioggia attesa in poco tempo e naturalmente lo storico problema in molte zone già colpite di quella regione del livello di fiumi e torrenti. Una situazione analoga è segnalata anche nel Bergamasco per rischio esondazione del torrente Serio. Anche lì molte strade sono già state chiuse in via precauzionale. Staremo a vedere tutte le notizie e gli aggiornamenti insieme a tutti gli altri, naturalmente alle 20. Una buona domenica a tutti voi.